finisce l'edizione subito si incomincia a lavorare a quella successiva, cercando di crescere, quindi di portare sempre contenuti nuovi, di aggregare quanto più il mondo del cinema su questa manifestazione, che rimane indubbiamente la più importante manifestazione B2B del nostro cinematografico. Noi siamo onorati di averla qua a Sorrento. Al pubblico di Positano News gli vogliamo dire quando è che possono venire a vedere qualche film, diciamo così, aperto al pubblico? Perché nella vostra programmazione non è tutto chiuso e concluso, ormai già da anni, è un format vincente, quindi c'è questa apertura al pubblico, c'è la presentazione di qualche anteprima, c'è la possibilità di poter, Peppino Di Capri e altre personalità importanti del cinema, di cui ci anticipate qualche nome? Beh sì, certo, c'è tutta una settimana di eventi per la città che sono cominciati ieri con la prima di cena con Delitto, un film molto atteso che uscirà il 5 di dicembre. Ci saranno tre appuntamenti oggi con The Goonies alle 18, un film per bambini e una rimasterizzazione di un film uscito qualche anno fa. Ci sarà alle 20:30 un cortometraggio di un regista campano, Giuseppe Resmuzzo, e ci sarà come ospite la Cristina Donadio, la famosa Chanel di Gomorra, che sarà con noi e presenterà questo cortometraggio. Seguirà il film Alessandro, il grande amore niente più, qui ci sarà l'altro regista, tesissimo, parte del cast, tra l'altro dai biglietti. E anche Peppino Di Capri ovviamente ha avuto un ruolo in questo film. Altri appuntamenti importanti, sicuramente imperdibile quello di mercoledì, il film L'Immortale, che ovviamente è il seguito di Gomorra, che verrà presentato direttamente da Marco D'Amore, che sarà qua con noi. E questo ovviamente fino a sabato, con tante chicche, dal film Lontano Lontano, che è l'ultimo film che ha registrato Elio Fantastichini prima di abbandonarci, fino al sabato in cui sarà con lei. Certo, possiamo Marco dire che Sorrento vi vuole bene perché vi ha posto nel clou centrale. Assolutamente, assolutamente. Voi volete bene Sorrento? Sicuramente, perché vi avete riservato. Grazie, grazie mille. Grazie.